esiste un luogo dove il mare si unisce al cielo. Un luogo dove il sole si tuffa al tramonto e riaffiorerà all'alba. Alti e bassi, in un ciclo infinito di salite e discese, come le maree. Il mare prende, il mare dà. Così diceva sempre mio nonno. Creare il progetto Donna della Balena è stato emozionante, ma anche una grande sfida. Però, amante delle sfide, ci siamo imbattuti a scrivere questa storia puramente fantastica. Motore partito, motore audio partito. Molto complicato anche dovuto dal fatto che il progetto è no budget. Come è nato? Eravamo in gita nel bel territorio della Laguna Veneta, nello specifico Lio Piccolo, e devo dire che da qualche giorno avevo già l'ispirazione di creare qualcosa di particolare, di raccontare la storia profonda di un uomo, di girare tra le balene. Sembra sia capitato tutto per caso. Ci siamo imbattuti durante la scampagnata in bicicletta in questa festicciola di paese. E lì, preso dalla curiosità, mi sono infiltrato per farmi raccontare alcune storie dai personaggi del paese. Cosa che ha catturato la mia attenzione è stato il fatto che lì vicino c'erano dei giovani col telefonino, costantemente con gli occhi su questo rettangolino di plastica. Azione! Bene ragazzi, quindi finalmente siamo davanti ad un grandissimo cambiamento, perché oggi insieme alle mie amiche andiamo a fare shopping. Ci siamo inventati il personaggio, il protagonista, Anna, interpretata da Margherita Sonego, un personaggio totalmente focalizzato sulla vita dei numeri, sulla vita dei social. Il suo obiettivo principale è quello di raggiungere la fama. La particolarità del personaggio è che è stata cresciuta dal nonno, una persona praticamente diametralmente opposta. Lui vive totalmente distante dai social, dai numeri. Lui vive a contatto con la terra, lui vive a contatto con l'acqua. Egli ha cercato di crescere la nipote e insegnarle la preziosità di questo stile di vita. Brava Anna, stai diventando sempre più brava. Tuttora Anna rinnega il passato, nonostante più volte il nonno cerca di coinvolgerla, chiedendole di andarle a fare visita spesse volte. Domenica, se vuoi, vieni a mangiare da nonno, così stiamo un po' in compagnia. Sì, può essere, ma... Ma ci viene o no? Senti, sono fuori adesso, le mie amiche mi aspettano. Ciao. Anna è troppo focalizzata a raggiungere la fama, tant'è che lo snobba ad ogni telefonata. Tragico fatto, Anna è costretta a tornare nelle terre dove è stata cresciuta e si renderà conto di ciò che ha perso. Divorata dai sensi di colpa, troverà un modo per sentirsi vicino al nonno e vivere la sua vita tra le balene. C'è molto altro però. Dalle scene girate sotto acqua, delle scene girate a distanza di mesi l'uno dall'altro, essendo che il progetto è no budget, comunque dovevo essere un po' io elastico con i vari membri della troupe. È un lavoro molto impegnativo, richiede concentrazione, tanta calma, cuore e sensibilità. Reparto costumi un po' arrangiato. E specialmente grande, grandissima organizzazione, specie in questo progetto dove alcuni di noi, compreso il sottoscritto, doveva accollarsi diverse competenze sul campo. Azione!
Mio. La scena è questa, fissa con Bruno, lei solo di spalle, giocando la spinetta agli artigiani. Prende questo, stop, e lo butto da di là. È soltanto il significato. Mi gode le fugace di quelle di Malghera. Ho camminato per terra fino a Fusina. Dal trasto alla Sintina combatte l'inda sciopo, andavo de galopo alla Sueca. 3, 2, 1, azione. Ho camminato la sera, tutta la pescaria, goda la poppa in trio, ai due castelli. Ho visto un muranello, e l'aveva un bel sestero, alla mostra. E mi viene sondato donde chi fea le suele giocando la spinetta ai donne belle. Di essermi andata, di averti dimenticato, di aver dimenticato tutto questo. Troverà anche un modo per far lavorare assieme il mondo della terra con il mondo delle tecnologie. Quindi ora sapete tutta la storia. Ho deciso di rimanere qui e è un enorme cambiamento, ma devo dire che sono felice. Ma non smetterò certo di postare. Anzi, perché non date un'occhiata al link qui sotto? Troverete tantissimi documenti di informazione su questo territorio meraviglioso e come possiamo aiutarlo a non scomparire. In poche parole, riuscirà a far collaborare questi due mondi. Ovviamente non deve essere un dito puntato sulle nuove tecnologie, deve essere un invito a calibrarne l'uso. Guardate un po'. Non è meraviglioso? Benvenuti sulla Donna della Barena! Ci perdiamo bellissimi momenti, perché? Perché abbiamo sempre gli occhi che cadono verso lo schermo.
Ecco, è stato straordinario vedere che nel film sono nate una moltitudine di esperienze, di persone, dall'attore non attore, dalle comparse che hanno voluto provare a mettersi davanti a un obiettivo. Giuseppe Rossi non è un attore, ma io ho scelto lui perché ha un'espressione, un'espressività che volevo. L'ho pensata in modo che all'inizio dovesse essere una sorta di documentario. Volevo che il signore prendesse confidenza con la telecamera e con l'obiettivo, quindi di conseguenza gli abbiamo insegnato letteralmente a recitare. Poche battute essenziali, però se l'è cavata, penso che si sia anche divertito abbastanza. Tuttora quando lo vedo, tutte le battute che ha imparato me le ripete a random come gioco, diciamo. Quindi abbiamo anche la fusione del lato documentario con questa storia. Abbiamo integrato Anna e di conseguenza c'è anche Enzo Dino, un attore molto conosciuto nel suo settore, che ha creduto nel progetto ed è venuto a lavorare assieme a noi. Oddio, questo sì che è un vero paradiso. Eh già. Pensi che quando ero piccolo mio nonno mi portava sempre nella sua casa sul lago. Insieme passavamo interi weekend. Ma dai. Sì. Devo ammettere che era un nipotino piuttosto impegnativo. Oddio, quanti ricordi. Dio, quanti ricordi. Le sue scene con Enzo le abbiamo preparate 2 mesi prima. Gli ho girato il suo estratto di sceneggiatura, che si è studiato, si è dimostrato anche molto professionale e professionista. Devo dire che questo posto. Ecco, un'altra particolarità è che, dato che non si era mai visto con l'attrice protagonista, ho organizzato una serata dove sapevo che lui, essendo di Torino, era a Castelfranco Veneto, quindi sono andato assieme a lei in modo che provassero alcune battute. E anche per quello che decisi di studiare gli ecosistemi, so. Sognavo di vivere in mezzo alla natura e fare della mia casa il mio lavoro. Gliel'ho detto, la casa non è in vendita. Sì, lo so, Anna, ma quella di mio nonno lo era invece. E di conseguenza sono state perfezionate in auto. Vai, c'è ancora 3 metri, vai, tanto dietro c'è tutto prato, vai. Vai, così esci, vai, ok. Quando stavamo andando sul set, il giorno stesso, avevamo poco tempo, perché avevamo 3 ore di luce, dove poter girare quelle scene lì. Abbiamo simulato 5 punti camera alla fine e di conseguenza sono venuti fuori 5 minuti di dialogo, che comunque è la scena finale che vedrete. Anche che arriva o... Ho capito che la felicità non viene dai social, dalla notorietà, tutto quello non conta niente. Io sono felice qui. Questa per me è un'enorme ricompensa. Talvolta eravamo anche in 4 sul set, quindi lì come fai? Non hai un boom operator, non hai uno scenografo, devi ingegnarti. Puoi comprarsi con questo. Ma non capisci, non mi interessa! Non più, non come una volta! Questa è casa mia. Giri in un luogo dove la luce riflette in una determinata maniera, i microfoni? I microfoni li nascondi sotto le maglie. Prove tecniche in corso. La pre-produzione è durata circa 9-12 mesi. Dalla scrittura alla scelta location e sopralluoghi e alla castatura delle figurazioni. La fase di scelta e formazione del gruppo di lavoro era fondamentale. Il progetto ha destato molto interesse nel gruppo e da lì è stato tutto un divenire e abbiamo deciso di girare. Alcuni di noi l'hanno preso anche come training. Un gruppo davvero dinamico e pieno di fantasie. Lo prendiamo sotto? Lo prendiamo sotto? Uomo stativo. Non volevo che fosse la solita storia dove c'è un inizio, c'è uno svolgimento e c'è una fine. Alla fine anche nella vita reale vi sono salite, discese, cadute, risalite. Anche io ho perso qualcosa che non sono mai riuscito ad apprezzare fino in fondo. Dio. Non è il massimo fare a botte con i rimpianti. Ne so qualcosa anch'io.
è davvero dura. No. Le auguro il meglio per se stessa e per il suo futuro. A presto. Alla prossima marea.